Stefano Garzelli, 2-3 valli vinte, tante commentate, il commento al termine di questa che non è terminata? Non è nemmeno iniziata, possiamo dire. Il commento è un commento di tristezza, da Varesino, da vincitore anche di due edizioni, che però quello è un dettaglio. Delusione per gli organizzatori, per Enzo Danni, per la Binda, per i tantissimi volontari che lavorano per questo evento, per questa corsa che è cresciuta in modo esponenziale, una corsa organizzata alla perfezione. Per quanto riguarda la decisione dei corridori, io ho corso tanti anni, difficilmente vado contro i corridori, però oggi credo che le tempistiche sono state sbagliate. C'era tutto il tempo di prendere una decisione con più calma. È stata una decisione troppo affrettata. Potevano fare magari un giro tranquilli, passare per quel punto che io non ho visto, non conosco, non so com'era, e vedere quali erano le condizioni, perché nel momento in cui si sono fermati non pioveva, non è che piovigginava, non pioveva, e ora a distanza di un'ora e mezza continua a non piovere. Quindi fare questo giro tranquillo, ricordiamo che c'erano sei fuggitivi, Bombardier, Correggio Masse, che anche loro penso, e loro sono passati in questi punti. Dopo si poteva prendere una decisione definitiva, invece penso che hanno preso una decisione troppo affrettata e a mio parere sbagliata. Voglio sottolineare, le ragazze sono partite alle 9 del mattino, 122 km sotto una pioggia battente, pioveva molto più forte rispetto ai ragazzi, e hanno corso, hanno concluso. Quindi oggi bisogna fare i complimenti alle ragazze, perché hanno dimostrato carattere, coraggio, voglia di correre, che è quello che non hanno avuto oggi con loro. La presenza del Giro di Lombardia tra pochi giorni può aver influito in questa decisione? No, non credo, perché non penso, perché alla fine il corridore non pensa, hanno anche il Giro del Piemonte, il Gran Piemonte giovedì. Io penso che già la partenza, non dico che la decisione era stata già presa, io non ero a gusto, però le voci sono un po' quelle. È un peccato, perché succede sempre in Italia, perché è vero, sembra che c'era quest'acqua, questo fango, però io ipotizzo, ricordiamoci in quelle Parigi-Roubaix, sotto l'acqua, in mezzo al fango, lì non dicono niente, vanno, corrono perché è la Parigi-Roubaix, allora lì sì e qua no, poi altre. La tutela del corridore è prioritaria, è fondamentale, quando le condizioni sono estreme, di sicurezza, di caldo, di freddo, di vento, sicurezza del manto stradale. Quindi io dico, se prendevano un po' più di tempo, facevano un giro tranquilli e poi si decideva, da quello che mi è arrivato, anche gli stessi direttori sportivi hanno chiesto questo, di fare, neutralizzare due giri, vedere la condizione della strada come erano e poi vedere se ripartire. Sono arrivati qua sotto la linea del traguardo e nessuno è partito. E questo un po' è quello che non mi piace, poi soprattutto qui a Varese, in una corsa che ha fatto la storia del ciclismo.